Peggy 18. Perfetto! Il modulo è pronto. Devo solo calibrare l'arpione. Ecco qui. Purtroppo due direzioni dei comandi sono bloccate. Ma che importa? L'importante è che il mirino sia sul binario e potrò partire. Sarà una passeggiata! Fatta! Ora accendo la miccia e... Boom! Così dovrebbe andare. Pronto, Wenzel? Ciao, Rufus. Tony, che ci fai da queste parti? È sempre casa mia, ricordi? Certo, senza cassetta della posta ora è più difficile dirlo. A proposito, ho questa lettera per te. Una lettera? Rufus, è quasi ora. Sì, lo so. È un addio, Tony. Accendo la miccia e me ne vado. Magari. Niente di ciò che dirai mi tratterrà qui. Che fortuna. Allora non posso dire nulla di sbagliato. Scommetto che rimpiangi delle cose che hai detto. È vero. Per esempio, puoi restare da me. Questo è un addio. Aspetterò per fare i salti di gioia. È troppo tardi. Puoi pregarmi quanto vuoi, ma non ti porterò con me. Puoi metterlo per iscritto? Perché sei qui? Speri ancora in un miracolo? Sarebbe un miracolo se tu sparissi per sempre. Ma in caso fallissi di nuovo, almeno avrò la soddisfazione di vederti ferito. Vado via. Per sempre. Avevo smesso di sperarci da un pezzo. Meglio non toccarlo più. Tutto pronto per la partenza. Ehi, Wenzel. Che c'è? A proposito del piano... Ci sono problemi? Problemi? No, 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 no. Il piano è perfetto, ma... Stavolta funzionerà. Lo so. Sì, sì, Rufus. Certo. Nessun problema. Certo che no. Ovvio. Come... Allora... Sì, ma non ti resta... Ci siamo! Tanti saluti! Oh beh, forse dovrei leggere la lettera. Gentilissimo cliente, vediamo un po'. Sì, 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 siamo lieti di informarla che bla bla bla... Veniamo al punto, eh? Ci spiace comunicarle che purtroppo la consegna delle sue viti è in ritardo. Voglia gradire un coupon per una confezione di ribattini. Sentite scuse per il disagio arrecatole, cordialmente... Ehi, aspetta un momento! Le viti! Oh!
Che manovra! C'è anche la mia valigia! Deve essersi impigliata nella catena! Proprio come avevo previsto. Ha già molte macchie d'olio. Ehi, piccola carogna. Finché è attivo non riuscirò a prenderlo. Mi si stanno sporcando anche i denti. Meglio lasciare chiuso. Ehi, il metallo è tagliente. Ci vorrebbe una... qualcuno ha una... una cesoia? Risparmierò la telecinesi per dopo. Mi si sta meglio lasciare. Risparmierò la... Ha già molte macchie d'oro. La carogna. Finché è attivo non riuscirò a prenderlo. Se il portello è chiuso non posso metterci il calzino. Ehi, piccola carogna. Se il portello... Risparmierò la telecinesi per dopo. Risparmierò la... Mi si stanno sporcando la... Braccio a un nuovo padrone. Ora mi mangia in mano. Ai! Dietro c'è una montagna di immondizia. Sembra la mia ex casa. Ingranaggi ben oliati. È troppo qualificato, come me. Sono il wasabi tra le ruote dell'Organon. Sono il wasabi... Non sei più così forte, eh? È incredibile, è impossibile. Mi gira la testa. Vertigini, Miss Gal? Saresti dovuta rimanere in cabina. Non è saggio disobbedire ai miei ordini. Cosa sta succedendo, Balivo? Sapevi di tutto questo? Un attimo. Lo sapevate tutti, vero? Tutto l'organo non è coinvolto? Credevate di poter mantenere il segreto? Aspettate che lo sappia Cletus. Ma non gli dirai nulla. Farai la brava e resterai qui ad aspettare il comandante supremo. E poi? Non sono una sua tirapiedi. Come pensa di zittirmi? Un po' di pazienza, Miss Gall.
Non guastiamo la sorpresa. Cavoli, una sventola da urlo. Mi sarà senz'altro grata se la salvo dall'oscuro scacchiere. Forza, Rufus alla riscossa! Prendi questo! No, non... Ah! Che succede? Ah! Ups, era la leva sbagliata. Idiota, come osi impicciarti dei piani dell'organo? Gettatelo fuori bordo! Prima dovete prendermi, ma sono troppo svelto per voi. Prima qui, ora là. Qui, là. E... Aia! Ce l'avevo quasi fatta. E invece incontro una damigella in pericolo e bam! Beh, si vede che era destino. Sono un eroe nato. Tutto qui.